Ciao Addicted, mi è appena arrivata la Glossy Box del mese di novembre. Voglio farvi vedere in che cosa consiste. Se non lo sapete, la Glossy Box è un abbonamento che arriva in Italia tramite UK, quindi se volete acquistare questo abbonamento dovete andare sul sito Glossy Box UK. Vi lascio poi il link in descrizione con magari un codice sconto. Io sono raffreddatissima, ma sento la profumazione che c'è all'interno di questa edizione, che è Rock and Glam. Come potete vedere, all'interno troverete sempre il QR code da scansionare per sapere un po' di più sui prodotti che ci sono al suo interno. Il pacchettino è fatto sempre allo stesso modo, quindi con il nastrino. Io rompo il sigillo per cercare di fare tutto in maniera più veloce possibile. Oh, questo mese ve lo dico subito, c'è un marchio che io adoro. Ho praticamente tantissimi prodotti di Nip & Fab, li trovo ottimi tutti, tutti, dai dischetti con i tonici. Io uso pure la vitamina C, l'acido glicolico, sono veramente ottimi, ragazze. Quindi ve lo consiglio caldamente. E qui abbiamo la versione da 75 ml del Purify, che è uno scrub appunto facciale all'acido salicilico, quindi un gommage, come vedete, molto, mi piace moltissimo, sono contenta. Io ho l'abbonamento fino a dicembre, credo che lo rinnoverò perché mi piace veramente moltissimo la Glossy Box. Mi piacerebbe provare anche quella USA, ma non spedisce in Italia, come purtroppo immagino sappiate già che la Glossy Box UK non spedisce tutto in Italia, quindi non in tutte le zone a volte. Questo è un mistero ancora che non ho capito, perché se spedisce una cosa magari il magazzino non è disponibile per l'Italia, però comunque spero che si adeguino. Poi abbiamo di Doctors Cosmeceutical Skincare Formula questo Photo Face, un Photo Finish Effect in Flash Minimize the Appearance of Pores, quindi è un mattificante da 30 ml. Fine line, quindi fa disapparire, sparire, disapparire i pori, le rughe sottili, e quindi rende la pelle, diciamo, più uniforme. Vediamo un po' cosa c'è scritto qui. Applicare sulla faccia e sul collo. Ah, e si fa seccare, appunto, naturalmente. E dice di non utilizzarlo poi se ci sono problemi di sensibilità, di ipersensibilità. Naturalmente questo può accadere con qualsiasi prodotto. Poi abbiamo di Floss un eyeshadow squared, un eyeshadow palette, quindi un ombretto almost nude, che credo che sia io faccio tutto con una mano e con l'altra, proprio oggi versione velocissima. Ecco qua, in realtà non è un ombretto, ma è un quartetto. Gli ombretti, vedete, sono tutti toni nude, molto molto belli, sinceramente. Sono due matte e due glitterati. Vediamo se c'è scritto. Ecco, sì, c'è scritto anche qui. Mamma mia, non so cosa sia questa profumazione, ma ora vedo subito. O è qualcosa di qui già presente? Vorrei capire, perché forse è Nip & Fab, ma comunque posso dirvi che i pacchi di Glossy Box profumano sempre da morire. Questa è una cosa che mi piace. Allora, poi Sacha Juan, uno shampoo, mi sa che è questo, e lui sa di borotalco dei bambini da 30 ml, anti-inquinamento, anti-pollution, molto interessante, mi piace, ma la Glossy Box, ragazzi, mi piace tantissimo la UK, è inutile. E poi abbiamo un pennello, credo che sia Spectrum Rock and Glam, Smoky Shader, sì, è un pennello che apro, vi faccio vedere subito. Eccolo qui, da aggiungere, guardate che bello, da aggiungere alla mia collezione di pennelli. Io ne ho una quantità infinita ed è veramente una cosa ridicola, perché io mi trucco pochissimo, quindi ho altro? Non credo, non è che come le altre volte faccio la figuraccia, che dico che non c'è più niente e poi c'è qualcosa? No. Quindi recapitulation, questa è la Glossy Box di novembre, ragazze, che se avete anche visto a Look Fantastic, più o meno siamo lì, nel senso che c'è anche lì la palette, c'era il prodotto per i capelli di color wow, molto molto interessante. Allora, qui abbiamo questo
diciamo quadretto di ombretti, due matte e due glitterati nei toni nude, poi lo shampoo Sacha-Jouan, che vi dico la scatola profuma di borotalco dei bambini, e il pennello, questo qui di Spectrum Rock and Glam, è dello A40 Smoky Shader. Poi abbiamo di Photo Face questo mattificante, per credo che sia prima del trucco, e poi lo scrub all'acido salicilico di Nip & Fab, che adoro, della linea Curify. Allora, io vi lascio come sempre in descrizione tutto il necessario per sapere di che cosa stiamo parlando, ovvero come acquistare la Glossy Box. Potete fare anche l'abbonamento per un mese solo, per tre mesi, come volete. E magari vi metto anche un codice sconto se ce n'è qualcuno disponibile al momento. Io vi ringrazio, vi saluto con la prossima Glossy Box, non so se l'ultima, questa mi è piaciuta veramente veramente tantissimo. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Se volete, iscrivetevi al nostro gruppo Box Addicted, che trovate su Facebook, oppure ci potete seguire qui su Instagram, perché comunque condividiamo sempre tante novità. Grazie e alla prossima, ciao.